Emanuele è il nostro secondo bambino, ha 10 anni e è affetto da una malattia metabolica, una malattia mitocondriale. È come se vivesse con le pile un po' scariche. Emanuele ha un'epilessia farmacoresistente molto grave e più volte alla settimana delle gravi crisi epilettiche in cui lui smette di respirare. Purtroppo è una malattia incurabile, con prognosi infausta. È una malattia progressiva che però non ha impedito a Emanuele di vivere la sua vita e la sta vivendo tuttora in pienezza. È un ragazzino molto avventuroso. Quest'estate ha detto che lui vuole volare. Ancora non siamo riusciti a realizzare questo sogno, però lui fa tante cose, ha il gruppo degli scout, ha fatto quest'anno il suo secondo campo scout, è stato molto bello. Lui va a scuola, i suoi compagni si trovano benissimo con lui. Lui comunica soprattutto puntando le lettere con gli occhi o su una tabella trasparente o su un computer a scansione oculare. Quando era piccolo, ovviamente, non sapendo le lettere, non aveva questa modalità di comunicazione e quindi la pittura è stata poi la sua prima modalità di comunicazione, che ci ha fatto capire che, nonostante i medici fossero molto pessimisti sulle sue condizioni mentali, in realtà dietro c'era un intero mondo che restava nascosto, ma c'era. Si potrebbe pensare che una scelta come la nostra, quella di crescere un bambino così grave a casa e cercargli di vivere la sua vita nel modo più normale possibile, sia faticosa, sia difficile. E invece non è, perché è proprio naturale per i genitori fare questo. Alla fine i bambini sono i nostri figli e noi li vogliamo bene così come sono. La vita con un bambino come Emanuele è sicuramente faticosa, ma è anche molto bella, è molto interessante e impegnativa, ma anche ricca di soddisfazioni. Non è una disgrazia avere un bambino come Emanuele.